Siamo nel mio studio. Sì, no, beh, questo è un vecchio orologio a pendolo che ho ereditato da mia nonna e che, a cui, insomma, il cui suono mi ricorda quando ero bambino che andavo, diciamo, all'asilo della nonna, come si diceva una volta. Bellissimo, cioè, ma modo migliore per iniziare la... Far sopravvivere le persone, capito? Almeno il loro ricordo. Quello è l'orologio di nonna Teresa, per cui... È vero. Dico. Emblematico soprattutto durante queste giornate. Allora, benvenuto al professor Adriano Ferrari. Presento brevemente il motivo per cui siamo qui. Siamo in un contesto particolare, diciamo, perché in questo periodo siamo tutti reclusi in casa a causa dell'emergenza Covid-19, che in Italia è stata abbastanza grave e lo è tuttora. Noi come Fondazione Fed Stroke, a favore delle famiglie dei bambini e dei giovani con paralisi cerebrale infantile, ci siamo attivati per dare un canale di supporto, soprattutto in termini di comunicazione, alle famiglie. Per cui abbiamo pensato, parlando nello specifico della riabilitazione, di chiamare una persona che tutti ci citano dai manuali. Oggi una famiglia diceva, mi hanno riferito del centro in cui lavorava il professor Ferrari come la Corte di Cassazione, quindi come il livello supremo al quale si va e ci si rivolge quando appunto ci sono casi abbastanza complessi come sono spesso quelli dei nostri bambini. Per cui due regole soltanto, ci diamo del tu in modo che non siamo formali in questo contesto, e l'altra regola, la piena consapevolezza del ruolo, nel senso che io sono un genitore, per cui non ho nessuna cognizione del corpo umano, dell'anatomia, della fisiologia, come dall'altra parte invece abbiamo una persona che sicuramente conosce bene, sia per competenze ma anche per esperienza, questo settore, ma ha anche avuto una relazione di lungo periodo con le famiglie. Per cui, Adriano, io lascio a te la presentazione tua, raccontaci anche perché ancora nelle famiglie si discute su Adriano Ferrari è in pensione oppure no, oppure è in ruolo, è attivo. Allora, io sono in pensione dal 1° novembre perché pensioni per raggiunti i limiti di età, quindi a cui non c'è via d'uscita, i limiti di età non sono superabili. Però resto attivo per la ricerca in campo riabilitativo, ho dei contratti di ricerca che mi sono stati chiesti e che volentieri porto avanti, e resto attivo per la didattica, nel senso che la formazione secondo me è l'unica via d'uscita, cioè ho sempre creduto importante non far muovere decine o centinaia di pazienti per fare un mega centro che accentri tutto, ma cercare di fare in modo che almeno tutti nella propria regione, non dico nella propria città o nel proprio paese, ma almeno nella propria regione, possano trovare dei punti di riferimento sicuri. E l'unica soluzione in questa direzione è quella di trasferire le proprie conoscenze, le proprie esperienze a tutti quelli che hanno voglia di capire, di imparare, eccetera. Con la consapevolezza che evidentemente i modelli che stiamo proponendo sono modelli attuali, ma non sono modelli eterni, quindi scrivo libri a cui idealmente metto una fascetta con scritto scade il, come se fosse una scatola di yogurt, capito? Cioè, si può utilizzarlo volentieri per qualche anno, ma poi ricordiamoci che le conoscenze nel campo della neurofisiologia, del funzionamento del cervello, dell'apprendimento, eccetera, proseguono, per cui quello che oggi ci sembra verosimile potrebbe non essere più completamente vero, oppure potremmo avere delle componenti migliori che ci spingono avanti. Cioè, quindi per fortuna direi, nel senso, sì, per fortuna che... restare, come posso dire, curiosi, aperti al futuro, certamente ancorati anche alla concretezza di quello che oggi possiamo avere, ma consapevole che, insomma, fra 10 anni
guarderemo quello che stiamo facendo oggi dicendo quelle cose erano buone ma quelle altre non abbastanza, abbiamo dovuto cambiarlo e via di seguito. Quindi è assolutamente però già ci aiuta a sapere che appunto c'è un'esperienza di lungo periodo, quindi di chi ha visto anche corsi e ricorsi storici anche nell'ambito delle scienze. Sì, sì, questo mi sembra anche una posizione, come posso dire, onesta, nel senso che anche attraverso la didattica, quando mi si chiede il parere su un metodo, per esempio, cosa che succede abbastanza frequentemente, è giusto contestualizzarlo alle conoscenze che c'erano allora. Cioè, come dire, ok, quando Cristoforo Colombo con 3 barchette, capito, ha attraversato l'Atlantico, ok, ha fatto un'impresa che per i mezzi da allora era un'impresa veramente portentosa. Oggi sappiamo che ci sono delle persone che con un catamarano affrontano l'Atlantico e lo passano in solitaria, capito? Ma ci sono altri mezzi e altri sistemi, cioè non possiamo far confronto, dobbiamo sempre storicizzare, capito, le conoscenze. Quindi alcune cose, parlavi di corsi e di ricorsi, allora alcune cose che hanno fatto, hanno catturato l'attenzione, hanno avuto sostenitori, adepti, metodi che hanno avuto anche un certo successo, erano basati su conoscenze che poi non si sono confermate, per cui il loro tramonto è derivato dal fatto che la cultura è andata avanti e ha portato nuovi apporti, nuove, soprattutto adesso con la tecnologia che ci permette di vedere un cervello che lavora in vivo. Ricordiamoci che soltanto 40 anni fa i reperti che avevamo erano tutti optottici, cioè potevamo correlare dopo che le persone erano decedute cosa i loro sintomi da vivi con il quadro anatomico che trovavamo nel cervello, ma non era una correlazione in tempo reale e diciamo sul vivo. Oggi abbiamo delle straordinarie macchine che ci permettono di indagare come procede il cervello in una persona che semplicemente sveglia e ci sta rispondendo, quindi diciamo che questo ha rivoluzionato, diciamo, le nostre conoscenze, trasformando, cambiando perfino l'anatomia del cervello, capito? Come se fosse un... Va bene, cioè, ci arriviamo secondo me. Un'altra domanda dirimente, neuropsichiatra infantile, neurologo o fisiatra o tutte e tre? Perché è un'altra cosa che ci chiedono spesso. Io nasco come neurologo. La mia prima specialità è neurologia. Devo dire che devo ad un maestro milanese, il professor Boccardi, che è stato uno dei principali riabilitatori, no? E quando mi sono laureato avevo avuto per motivi personali l'occasione di conoscere il professor Boccardi, gli sono andato a chiedere consiglio sulla scuola di specializzazione. E lui mi ha dato questa risposta, mi ha detto: la prima specialità è l'unica che si studia, fai la neurologia. E allora usavano, diciamo, quelle carte intestate dei medici dove c'era scritto specialista in e c'erano gente con 10 specialità, semplicemente perché quando hai fatto la prima, poi dopo ti facevi convalidare 7 esami su 10 e con altri 3 esami prendevi la seconda specialità. Dopo che ne avevi 2, capito, ti convalidavano, capito, 8 esami su 10, capito, con altri 2 prendevi la terza specialità ed era sicuro che più specialità avevi meno sapevi, perché evidentemente, quindi sono partito con neurologia e sono convinto che sia stata una scelta giusta, e poi ho fatto medicina riabilitativa, cioè fisiatria, successivamente. Dopo, come neurologo, mi sono occupato prevalentemente di riabilitazione e come riabilitatore mi sono occupato prevalentemente di bambini. Quindi diciamo che la fetta del mio sapere è molto stretta, perché sì, evidentemente no, adesso parliamo di un campo di riabilitazione neurologica. Penso di essere preparato, ma se qualcuno mi dice ho male alla spalla, cosa devo fare, gli dico vai da un buon fisiatra, perché io non sono uno di quelli, insomma, non sono un tuttologo, non mi avventuro in terreni che non conosco. No, è anche vero che è un territorio in cui, almeno in Italia, forse anche a livello internazionale, non ci sono tanti specialisti, no? Probabilmente non è così attrattivo come ambito di lavoro, non so, per i neurologi o in assoluto per i fisiatri. Ma allora posso dare una spiegazione. Un medico che si laurea, diciamo, ha il segreto desiderio di guarire, e già l'ambito della riabilitazione è un po' mutilante in questo senso, perché più delle volte se parliamo di queste patologie di cui intendiamo, non, nessuno di noi è capace di guarire, quindi bisogna già
dare un buon taglio al proprio delirio di onnipotenza, perché devi sapere che non sei capace di guarire nessuno, questo e devi convivere, diciamo, con una disabilità, con la cronicità, eccetera, che non è così attrattiva. Poi, però c'è comunque anche la possibilità di impattare molto sulla vita della persona, no? Di poter non curare, non guarire, ma perlomeno accompagnare verso un percorso di indipendenza. Io credo che il fatto di poter partecipare in prima persona ai progressi delle conoscenze, di essere al tempo stesso un clinico e un ricercatore, capito? Ti ripaghi del fatto che lavori in un ambito in cui ovviamente non guarisci nessuno, capito? Proprio perché sei in un settore dove non è tutto scritto, tutto detto, tutto fatto, o perlomeno difficilmente, capito, uno che non so, va a fare il cardiologo piuttosto che va a fare il chirurgo può inventarsi nuove soluzioni, nuove proposte, eccetera, perché ci sono gruppi di ricerca molto forti, istituti universitari, istituti, capito? È difficile che il singolo. Io dico, ancora in riabilitazione, il valore dell'esperienza del singolo team, del singolo gruppo, anche quello che lavora, capito, in una struttura periferica, può aggiungere qualche cosa, può essere, capito, quindi siamo ancora in un terreno di esploratori e quindi ci si realizza di più. Io credo che non c'è ancora proprio lo spazio per creare, per procedere, per studiare, per verificare, in un terreno che peraltro ci porta sempre nuove sfide, perché cambiano le cause che producono la sofferenza cerebrale. Quindi non possiamo dire innato a termine. È vero. Questo è interessante, secondo me, anche un tema interessante per le famiglie. Rispetto all'inizio del tuo percorso ad oggi, i casi di paralisi cerebrale infantile che vedevi allora e che vedi oggi, in generale, sono cambiati, sono modificati sì, rispetto alle assolutamente condizioni di nascita, alla prematurità? Allora, devo dire che sono molto cambiati. Sono molto cambiati perché la lesione tipica degli anni in cui ho cominciato, soprattutto quando ho frequentato Firenze, la scuola del professor Milani Comparetti, lì c'era un internato, si chiamava così, cioè un istituto dove c'erano bambini che restavano lì tutto l'anno continuativamente. Quindi avevi anche modo di approfondire le tue conoscenze, capito? Anche su quei versanti che non sono solo la diagnostica del difetto, voglio dire, sapere come si cambia un bambino che abbia capito una tetraparesi, o come si nutre un bambino di questo tipo, capito? Come si consola quando ce l'ha in braccio. Per me sono state lezioni che veramente mi hanno permesso di dare una dimensione diversa al concetto di lesione, capito? Passando dal concetto di lesione al concetto di persona, che sono situazioni veramente diverse, dal concetto di persona al concetto di pensiero, cioè di persone capaci di un pensiero, quindi capaci in un certo senso di esprimere una forma di partecipazione che vuole rispettata e valorizzata. Bene, allora però erano sostanzialmente nati a termine con sofferenza perinatale, cioè legata al momento della nascita, perché magari Quindi erano nati asfissie. via asfissie, soprattutto asfissie, perché c'era una mortalità neonatale molto più elevata. E quelli che si chiamavano allora i settimini, erano settimini, come posso dire, legati all'età del matrimonio, capito? Perché quando mi dicevano, sei nato settimino, quanto pesava? 3,4 kg. Allora sì, un settimino di 3,4 kg oggi sarebbe un po' da ridere, ma stiamo parlando di più di 40 anni fa, capito? Allora bisognava, capito, fare in tempo a sposarsi. Contestualizzare anche lì. Fare in tempo a sposarsi, quindi nascevano settimini che avevano un peso superiore ai 3 kg. Oggi questo problema non ce l'abbiamo, però vedo invece, rivedo le situazioni cliniche che avevo imparato a conoscere a Firenze nei figli degli immigrati. I figli degli immigrati che provengono da paesi con sistemi sanitari Quindi non nati in Italia, non nati. nati in Italia, ritroviamo le forme delle tetraparesi, del nato a termine, capito? Quelle che si possono evitare in un certo senso, capito? Con un'assistenza alla gravidanza e al parto neanche straordinaria, insomma, con la cura della gravidanza e del parto si possono sicuramente prevenire ed evitare. E un'altra cosa che è cambiata molto, secondo me, è la componente. Allora, la paralisi veniva vista prevalentemente dal versante motorio, cioè
l'idea della spasticità, dello schema, della deformità, se vogliamo, capito, eccetera. Non veniva invece considerato per niente quello che è la capacità di raccogliere informazioni che sta alla base del controllo del movimento. Se invece di paralisi parlassimo alterato controllo motorio, in questa parola controllo metteremmo già necessariamente la raccolta di informazioni e poi la possibilità di produrre cambiamenti, quindi dovremmo mettere i due versanti, ma senza informazioni non c'è controllo. Come posso controllare se non ho informazioni? Quindi questo aspetto della paralisi vista dal punto di vista percettivo e non soltanto motorio è cambiata molto, e nei grandi prematuri la componente percettiva è più importante di quella che vediamo sul piano motorio. Dico una sola parola: il bambino che ha paura, ad esempio, ha una cronesi molto diversa dal bambino che non ha paura, perché la paura è spesso un'alterazione della componente percettiva, e può a volte sfiorare addirittura l'allucinazione, cioè il bambino che sente di cadere anche quando non c'è nessuna possibilità fisica. Ricordo bambini che proni sul pavimento dicono cado, e uno dice: ma è materialmente impossibile cadere se sei sdraiato pancia sotto sul pavimento. Ma l'allucinazione la puoi sentire lo stesso, e questa allucinazione ti può far vivere, capito, uno stato di ansia e di angoscia che non ci sarebbe se tu analizzassi soltanto l'aspetto motorio. E questi bambini più fragili sono soprattutto quelli che emergono dalle prematuranze, delle gravidanze multiple, eccetera. Quindi in questo senso devo dire è cambiato. Mi sono anche chiesto perché persone grandissime come per esempio il professor Milani, ma anche come autori di scuola inglese, alcuni nomi stranoti, Bobat per esempio, capito, non abbiano mai parlato di disordini percettivi. Eppure loro hanno visto migliaia di pazienti, migliaia. Perché? Perché i pazienti che vedevano non erano i prematuri che vediamo noi adesso. Allora non si sopravviveva col peso a di 6 mesi o a 6 mesi, col peso inferiore ai 2 kg, o addirittura al chilo e mezzo, o addirittura al chilo. Adesso sopravviviamo a 600-500 grammi, capito? Anche meno. E siamo ormai vicini alle 24 settimane, 23 settimane, qualche giorno. Quindi le problematiche che stanno emergendo sono problematiche di tipo diverso, in cui, per esempio, per dire, la spasticità di una volta era qualcosa di solido, se voglio usare questa parola, non di esauribile. Cioè la spasticità c'era dalla mattina alla sera e quindi potevi essere più tranquillo, ma oggi abbiamo situazioni in cui hai un esordio della spasticità quando chiedi un compito, quando chiedi un cambiamento posturale, che poi si esaurisce. Per cui il bambino inizialmente è eccessivamente rigido e poi diventa eccessivamente floscio, e trovare la misura, oppure da solo si irrigidisce, in braccio alla mamma è completamente sciolto. Allora, dov'è la spasticità? In cosa la leggo? Nell'eccesso che c'è in un certo momento, poi l'istante dopo in braccio alla mamma non c'è più. Allora non è qualche cosa di un sintomo, come posso dire, irreversibile, fisso, cioè come invece si poteva osservare una volta. È qualcosa che dipende anche dallo stato emozionale del bambino. E se dovessi indicare percentualmente oggi, quindi, quanti sono in linea di massima i bambini che vedi invece con un quadro di nati a termine, che hanno avuto traumi da parto, e gli altri? Sono soprattutto le forme tetraparetiche, che rappresentano circa il 10% in generale delle paralisi cerebrali infantili, capito? Quindi, e sono quelli qui che... il danno non è concentrato in una particolare parte, ma è diffuso, no? Sì, possiamo intenderlo così, ma ricordiamoci che la lesione interviene prima che siano state definitivamente battezzate le varie aree. Per dire, mentre è possibile in una lesione postnatale associare per esempio un'emiparesi con un'afasia, quindi un disturbo del linguaggio col disturbo motorio, noi bambini afasici non li abbiamo, perché se il centro del linguaggio viene lesionato, il linguaggio può essere spostato in un altro centro, capito, e ripartire. Con un costo però, questa operazione, il costo che si chiama crawling, cioè di affollamento, perché poi nelle aree che non sono state colpite si affollano funzioni che prima sarebbero state distribuite nell'intero cervello. Quindi, è come se avessi meno RAM di un computer, meno memoria di un computer a disposizione, devo concentrare. Esatto, allora questo effetto affollamento che cosa ci comporta? Per esempio l'incapacità di compiere
operazioni in contemporanea, cosa che noi abitualmente facciamo, cioè adesso non dico anche a volte che dovremmo non fare, come rispondere al telefono e guidare la macchina, quindi un doppio compito, diciamo, per il nostro cervello, che però abitualmente reggiamo bene, ma in questo tipo di situazioni non sono possibili doppi compiti, quindi per esempio l'instabilità dell'attenzione deriva dal fatto che non riesco a mantenere il mio pensiero su una certa cosa mentre magari ricevo un segnale ambientale che posso processare e scartare oppure considerare perché sto facendo una seconda azione. Per questo, e allora la distraibilità di questi bambini diventa terribile, perché stanno ragionando su una cosa e poi dopo vengono catturati da una cosa che non c'entra nulla e ritornare sul pensiero precedente diventa difficile. Questo è uno degli effetti dell'affollamento. Tornando alle percentuali, dicevi, bambini con danno, che appunto io ho definito così, generalizzato, diffuso, ma comunque nati a termine. Ma sono una percentuale piuttosto bassa, capito? Perché è ridotta di molto. Sì, moltissimo, capito? Diciamo che purtroppo, lo dico perché proprio recentemente mi è capitata una situazione, capito? Sono un po' il frutto di una diseducazione oppure di un ritorno dell'idea del parto in casa, del rimpadroniamoci del nostro corpo, capito? Eccetera, eccetera, che insomma è un'idea che non funziona. E sto parlando di città del nord, non sto parlando di qualche cosa, capito, nelle estreme periferie, di città importanti dove a un certo punto, così, cioè il parto è un momento delicato sia per il bambino che per la madre, per cui affrontiamolo con tutte le sicurezze possibili, capito? E è vero è che anche magari affrontato con tutte le sicurezze, sì, poi ci sono degli eventi che portano, che esitano in queste condizioni. Lo so, però se tu hai voluto fare un parto, certo, per cui dopo, capito, è successo un guaio, perché per quanto tu chiami poi l'automedica, porti il bambino in ospedale, eccetera, eccetera, capito, per il cervello sono sufficienti purtroppo pochi minuti di sofferenza. Tutto il resto sono grandi prematuri, piccoli prematuri, come si chiamano gli altri, che l'altra fascia che rimane? Sono i prematuri, le gravidanze multiple, poi uso uno slogan per farmi capire, un figlio ad ogni costo, capito, dove ci sono state fecondazioni artificiali, assistite, storie di aborti ripetuti che vengono in qualche modo prevenuti con cerchiaggi e altre cose, cioè a volte diciamo… Sì, gravidanze difficili. Gravidanze difficili, ecco, quindi io uso… Potrebbe essere un altro territorio però su cui si potrebbe fare educazione, si potrebbe intervenire per ridurre questa parte qua, no? Come abbiamo ridotto i problemi durante il parto. Sì, il problema vero è che non c'è un cut-off per la rianimazione neonatale, cioè questo… In Italia. Ma non c'è nemmeno nel mondo uno vero cut-off, perché da un certo punto di vista siamo in grado di un'assistenza sempre più sofisticata. Stiamo parlando di figli delle macchine, quindi sono le macchine che ci aiutano, perché senza una tecnologia avanzata non avremmo possibilità di sopravvivenza. Però dovremmo pesare qual è il costo della sopravvivenza in termini del sistema nervoso. Sopravvivono bambini che non hanno ancora solchi e circonvoluzioni a livello del cervello, cioè il cervello è ancora, diciamo, non si è ancora differenziato. Quindi siamo, insomma, quando parlo di 24 settimane, se pensiamo che intorno alle 20-22 settimane è ancora possibile l'interruzione volontaria della gravidanza per ragioni, vabbè, devono essere delle ragioni, però insomma lo spazio di manovra è rimasto molto stretto, sono 2 settimane praticamente, 2 o 3 settimane fra l'obbligo di rianimazione neonatale o l'interruzione della gravidanza. E qui ovviamente io credo che dovremo interrogarci dal punto di vista etico su un tema più generale, che è quello di stabilire quando è che un embrione prima e un feto poi diventano persone, cioè quando sono in grado di organizzare un pensiero, perché da quel momento sono persone, quindi hanno diritto di tutta l'assistenza possibile. E questo, devo dire, insomma, è un argomento che confina con l'argomento della riabilitazione, perché in sostanza, così come noi, facendo un paragone, un salto, se dovessi andare a fine vita, no? Direi ok, l'elettroencefalogramma mi dice quando quella persona non c'è più come persona, ma magari
il cuore batte ancora, funziona ancora come respiro, perché diciamo l'elettroencefalogramma si è appiattito, quindi non c'è più pensiero. E se non c'è più pensiero, quella persona non esiste più, anche se può avere degli organi che continuano a funzionare e che teniamo buoni per i pezzi di ricambio, detto in termini così molto discorsivi. Allora, se questo è il fine vita, dovremmo interrogarci nello stesso modo quando è l'inizio vita, quando è che il cervello comincia a produrre pensieri, perché da quel momento siamo di fronte a una persona. Quello che prima... Lo sappiamo però, quando è che possiamo definire che il cervello ha completato la sua maturazione, quindi... Ma perché un conto è la maturazione... Allora, se... questa è una domanda difficile, non è una domanda facile, perché se dovessi dire quando è che il cervello finisce la sua maturazione, beh, come apprendimento, io dico mai, perché sostanzialmente si può imparare a qualunque età. Questa frase ci fa molto piacere, parlare di questa neuroplasticità che continua fino all'ultimo giorno in cui esaliamo l'ultimo respiro. Assolutamente, ma ci sono anche grandi, cito neurologi importanti, André Thomas per esempio, eccetera, che hanno scritto lavori importanti dopo che erano andati in pensione, quindi insomma frutto di capito di riflessioni, eccetera. Quindi se guardiamo il cosiddetto concetto di mielinizzazione, quindi quelle sostanze che permettono l'isolamento delle fibre nervose, quindi permettono una velocizzazione della trasmissione dell'impulso, cerco di tradurlo in termini che siano comprensibili, no? Se miglioro l'isolamento fra fibra e fibra posso trasmettere più velocemente perché ho meno fenomeni di reclutamento, meno distorsioni, eccetera, eccetera. Beh, quella a 30 anni non è ancora completa, per cui dovrebbe dire siamo ancora in fase di sviluppo. Se penso all'aumento di volume, beh, questo coincide con la crescita somatica, capito? Per cui diciamo... Sì, non bastano comunque le 40 settimane in cui sono dentro. No, assolutamente no. Però se invece discutiamo in termini di funzionamento del cervello, allora lì i termini cambiano, perché un conto è la struttura e un conto è il funzionamento. Cioè ci siamo ormai abituati a dire che, beh, assolutamente, l'intelligenza non si misura col numero di cappello, capito? Per cui chi ha la testa più grossa è più intelligente, chi la più piccola. Siamo consapevoli che non si misura in questo modo. Quindi non c'è una... E come, per esempio, faccio un esempio perché mi ha sconvolto ad un congresso in cui dei ricercatori americani hanno presentato la risonanza magnetica di Einstein. E io ho subito detto, questa è una bufala, cioè non è possibile, Einstein è morto molto prima che inventassero la risonanza magnetica. Per cui non poi era. Poi hanno spiegato invece che il cervello di Einstein è conservato in questa università americana e ad un certo punto si sono decisi a fare la risonanza. La risonanza ha dimostrato che questo cervello è malformato. Allora, mi sono interrogato dicendo, ma se una famiglia fosse venuta con una risonanza magnetica in cui mi mostravano un cervello malformato, vabbè, avrei cominciato a dire il motorio va bene perché riesco a vederlo, però il cognitivo non mi pronuncio perché normalmente le malformazioni cerebrali si associano a disturbi cognitivi. E poi magari la famiglia si chiamava Einstein, il bambino si chiamava, capito, avrei preso una... Questa però hai toccato un altro punto, credo che sia tipico della tua professionalità, no? Il fatto che nella visita con la famiglia prima guardi il bambino e poi guardi l'esame strumentale, è vero? Sì, sempre, sempre, sì. Anzi, prima chiedo che domande mi devono fare, perché questa è la prima cosa, sapere che cosa le famiglie vogliono sapere, che ti aiuta anche a capire la famiglia, sì. Sì, che cosa sanno già e anche che cosa non vogliono sapere, perché attenzione, bisogna rispondere alle domande che ti fanno, ma anche accettare che non ti facciano domande su certi settori se una famiglia non è ancora preparata ad ascoltare, capito, certe risposte. Te le faranno dopo, in un altro momento, ma bisogna anche non rispondere alle domande che non ti sono fatte. E poi guardo il bambino, è solo da ultimo guardo gli esami strumentali e soprattutto cerco di non guardare i giudizi che sono già stati espressi, perché alla fine mi sentirei molto, come posso dire, influenzato. Certo. Il che, siccome molte famiglie vengono per sapere chi ha ragione fra due contendenti, io dico, siete sicuri che vi servono? È vero, questo torna al punto iniziale, che il centro nel quale hai lavorato per tanti anni, per cui sei stato il punto di riferimento, comunque è un centro, si definisce di terzo livello, sono pochi centri, no, in Italia che hanno queste caratteristiche. Sei, solo sei.
Solo sei ad oggi. Sono prevalentemente nel nord, perché tante famiglie ci chiedono, dislocate su diversi territori in Italia, ci chiedono: ma va bene formare terapisti, va bene formare nuovi operatori, ma quando è che cominciamo ad avere anche dei centri di riferimento più vicini a casa, no? Penso alla Calabria o penso a altre regioni. Allora, la Gazzetta Ufficiale, perché questo è legato all'organizzazione sanitaria, quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede un centro di terzo livello ogni 10 milioni di abitanti. Quindi, facendo i conti degli abitanti... Quindi siamo a posto, sei... E teoricamente dovrebbe essere dislocati. Però è difficile mettere insieme le professionalità che servono per creare uno studio di questo tipo, perché è un po' un circolo vizioso. Come si fa a diventare bravi? Per diventare bravi bisogna vedere tanti pazienti. Ok? Come si fa a vedere tanti pazienti? Beh, bisogna essere bravi, perché sono le famiglie che scelgono di venire da te. Per cui è un po' come posso dire, un serpente si muove la coda. Per questo che torna il problema della formazione, della didattica, eccetera. Dove sono oggi questi sei centri, Reggio Emilia? Ma allora, c'è in Lombardia, c'è Bosisio che ha questa Sì. definizione, con anche poi le sue dipendenze di Conigliano, eccetera, capito? Poi c'è in Toscana, c'è Pisa, la Stella Maris, e poi c'è il Bambino Gesù a Roma, capito, che ha questa azione di livello. Questi sono, diciamo, quelli più I principali, diciamo. principali che hanno una casistica che giustifica anche il ruolo di terzo livello, perché, attenzione, il terzo livello non è un dono di natura, il terzo livello è rappresentato da un parametro molto, molto, come posso dire, molto concreto. Per essere un terzo livello bisogna che il 70% dell'utenza provenga da fuori Da regione. fuori. Quindi è chiaro che se il 70% dell'utenza viene da fuori regione deve avere una capacità di attrazione notevole, e la capacità di attrazione, ripeto, visto che sono le famiglie che scelgono di venire da te, deriva dal fatto che ti venga riconosciuta una Una competenza. professionalità. Quindi per essere un terzo livello devi avere il 70% di utenza extra regione, quindi non extra provincia, extra regione. Va bene, però diciamo che ci fermiamo fino al Lazio con il Sì, Bambino Gesù, diciamo come copertura diciamo nazionale. che c'è un tentativo a Napoli, al Santo Bono, di creare una struttura di terzo livello, per cui anche loro si stanno adoperando in questa direzione. Però Per il diciamo. resto sono tutti professionisti un po' sparsi invece Sì, sul ma poi ci sono delle X, per esempio in Sicilia c'è quella di Troina, ci sono delle X che hanno competenze in ambito di neuropsichiatria infantile. Poi attenzione, il terzo livello, io sto parlando di terzo livello per i disturbi neuromotori, perché poi l'autismo è No, un'altra. no, no, a noi questo interessa. Ecco. Sì, siamo nell'ambito di disturbi neuromotori. Quindi ci sono altre strutture che però, ripeto, non soddisfano questi parametri, e poi aggiungo che ogni terzo livello dovrebbe essere dotato di un'unità chirurgica in grado di fare gli interventi di chirurgia funzionale, quindi sto dicendo allungamenti tendini, trasposizioni, derotazioni, eccetera, e questo non tutti, no. Pisa ce l'ha collegata all'ospedale Sant'Anna, no, Santa Chiara, scusa, ho sbagliato Santa. Santa Chiara, Bosigio ce l'aveva connesso, capito, il Buzzi di Milano, eccetera, però insomma, invece, non so, il Bambino Gesù in questo senso ha delle risorse interne, però insomma, non tutti sono calibrati su questo tipo di Per possibilità gestire tutte le problematiche di una. che sono connesse a queste situazioni. Peraltro esistono poi delle unità chirurgiche che fanno praticamente solo quello, ma che non sono connesse a strutture di terzo livello, diciamo così. Infatti, questo lo notiamo anche noi, che poi su singole specialità molto verticali, appunto la chirurgia funzionale piuttosto che l'epilessia, poi si fa fatica a trovare anche all'interno di questi centri di riferimento la competenza perfetta, e allora si va dai vari professionisti. Una domanda che però ci riporta invece al momento di adesso, quindi questo momento di lockdown in cui siamo tutti giustamente segregati in casa per limitare il contagio, i nostri bambini sono frequentatori abituali dei centri di riabilitazione, ambulatori che sia nel pubblico convenzionato che nel privato, che hanno chiuso e in questo momento le famiglie si trovano appunto a casa a gestire una quotidianità che è sicuramente diversa,
rispetto alla quotidianità che vivevano fino ad allora e che magari può avere degli effetti anche sul medio-lungo periodo, soprattutto se ci riferiamo magari a bambini molto piccoli, neonatini su cui 6 mesi di vita e di taglio del periodo di riabilitazione possono essere fondamentali, o se ci riferiamo anche a persone più grandi, anche giovani adulti. Quindi la domanda delle famiglie è: che cosa è realmente differibile in una persona con paralisi cerebrale infantile? Questo momento, che cosa possono fare le famiglie? Parlando di una casistica che conosci anche tu, che è talmente variegata, per cui c'è un po' di tutto. Allora, innanzitutto farei una considerazione a monte di questo pensiero. Allora, la riabilitazione non si esaurisce mai nel lavoro che fa il terapista all'interno di una struttura. Sarebbe illusorio pensare che sia sufficiente quel tipo di attività, salvo che, voglio dire, pochi momenti, come può essere, non so, la rimozione di un gesso dopo un intervento chirurgico, cioè gesti che devono essere fatti anche con una valenza tecnica, diciamo, che non puoi delegare rapidamente alle famiglie. Le famiglie vanno coinvolte e vanno abilitate. Questo termine abilitate è un termine ricercato, nel senso che non si tratta solo di dare delle consegne dicendo fai 10 volte questo e 10 volte quest'altro. Abilitare vuol dire dare le conoscenze necessarie per capire come funziona il tuo bambino, come puoi proporgli delle cose. Allora, in questo caso, sostanzialmente, le famiglie diventano non solo delle alleate, ma acquistano una valenza terapeutica non inferiore a quella dei terapisti. Non credo assolutamente in una riabilitazione che si faccia nel chiuso degli ambulatori con le famiglie fuori in sala d'attesa che aspettano che sia finita la seduta terapeutica. Quello non ha possibilità di essere efficace perché se il genitore non capisce cosa sta facendo il terapista, perché lo sta facendo, che cosa vuole ottenere, non serve nulla. Quindi, però ancora oggi è così, non è una situazione così lontana o remota per le famiglie. Si chiude la porta, tu stai fuori, spiego ma che cosa fate, così non ve lo spiego perché il genitore non deve fare il terapista. Quindi c'è ancora questo contraddittorio, secondo me, fra... Allora, bisogna che ci chiariamo su questo aspetto. Il terapista non consegna tutte le sue conoscenze al genitore, perché il terapista ha fatto un corso universitario e ha fatto anche fatica a arrivare con le conoscenze. Consegna le conoscenze che sono relative a quel singolo caso e che non sono evidentemente generalizzabili a qualunque altro caso. Io credo che soltanto un terapista che sia così insicuro del proprio lavoro sul bambino abbia timore di far vedere cosa sta facendo la famiglia, perché è veramente non ha senso, non c'è nulla di vergognoso in un trattamento rieducativo. Posso capire al massimo, posso concedere questo, che a volte ci sono bambini che in presenza dei geni della mamma in particolare, certo, sì, si mettono un po', capito? Lavorano di meno, eccetera. Basta sostanzialmente lasciare la porta aperta e mettersi dietro l'angolo, oppure basta a un certo punto lasciare accesa una telecamera e mostrare quello che fa il bambino. Però che facciamo adesso? Dove a un certo punto, allora, ci hanno costretto, no? Da un giorno all'altro, in cui nessuno di noi era abituato, né c'è sempre stato un contatto fisico molto, molto forte in queste relazioni. Però, allora, diciamo, in questo momento comunque l'attenzione rivolta ai bambini, visto che siamo tutti segregati in casa, diventa anche maggiore, quindi diventa anche un'occasione di sperimentare insieme, ma soprattutto di usare una parola chiave: giocare. Guardate che giocare con un bambino che abbia dei disturbi delle condotte motorie non è una cosa così semplice, così facile. Imparare a giocare con un bambino che abbia disabilità motorie è un esercizio importante. Io pretendo che gli allievi che frequentano i corsi di laurea, eccetera, imparino anche questa dimensione, perché il gioco è una dimensione che genera piacere. Sì. Il piacere, secondo me, è una dimensione riabilitativa importante. Se io provo piacere in quello che faccio, se provo soddisfazione per il risultato, allora io ho voglia di replicare, di ripetere, di conservare, di memorizzare quello che ho fatto.
se quello che mi fanno fare invece mi provoca disagio o addirittura mi genera sofferenza, eccetera, beh, l'unica cosa che posso fare è cercare di evitarlo o di rimuoverlo il prima possibile, come tutte le esperienze negative che siamo tutti qua in attesa, certo, di poter rimuovere questa storia del coronavirus, no? Di poter dire, di poterla cancellare. È passato, sì. È passato, non vogliamo più sentirne parlare, ok? Allora, scopriamo la dimensione del gioco, e perché il gioco è pensiero, creatività ed è sorgente di piacere. E sorgente di piacere è la cosa che facciamo più fatica a creare nei bambini, perché soltanto se rendiamo piacevole quello che fanno i bambini, beh, se rendiamo piacevole quello che fanno i bambini, possiamo pensare che ci sia iniziativa, che ci sia interesse, che ci sia partecipazione. Milani parlava sempre di bambini propositivi. La rieducazione di un bambino propositivo è più facile che la rieducazione di un bambino che invece rinuncia, che è depresso, che è, capito, che non ha interesse, che non si lascia coinvolgere, eccetera, eccetera. Quindi scopriamo, usiamo questo periodo per giocare con i bambini e per scoprire a un certo punto cosa fa loro piacere, perché quello sarà poi la cosa che ci serve per produrre degli obiettivi. Sto pensando al cammino, ma camminare non è fare un passo dopo l'altro, camminare è andare da qualche parte a fare qualcosa che mi interessa, conoscere una persona, vedere un'immagine, capito, ascoltare una musica, prendere un gioco, sì, prendere un gioco. Quindi io devo creare motivazioni, e le motivazioni che persistono più a lungo sono quelle legate, che generano piacere, e nei bambini il piacere è legato al gioco. Quindi approfittiamo per riscoprire il gioco con i bambini, approfittiamo per riscoprire un gioco che è anche un gioco che è anche dialogo, che è anche un gioco che ha delle componenti cognitive, e non avremo perso tempo riabilitativo, perché avremo creato, diciamo, una premessa per poter avere maggiore efficacia nell'intervento terapeutico. La sfida più grossa oggi per un riabilitatore non è fare dei gesti terapeutici, ma fare in modo che questi piacciono al paziente, quella è la sfida più grossa. Quindi inserire la dimensione del piacere, che diventa anche pulsione in un certo senso, quindi interesse verso una certa cosa. E forse questa è anche una dimensione su cui il genitore dovrebbe già avere delle leve, no? Dovrebbe già avere il suo toolkit di risorse per dire, diciamo, abbiamo vissuto questo, un periodo di vita insieme, e so che cosa ti può generare piacere. Quello che temo di più è dire, non seppelliamo i bambini dietro una televisione, capito? Perché qualche ora va bene, perché i genitori hanno anche bisogno, capito, di sbrigare delle cose in casa, perché ci sono anche quelle cose da fare, ma cerchiamo davvero di inventarci dei giochi che siano propositività. Ma io credo che nelle nostre famiglie, nelle famiglie che vivono questo percorso, paradossalmente le abbiamo trovate meno impreparate delle altre famiglie a gestire l'emergenza, no? Famiglie che hanno già il saturimetro in casa o sanno che un bambino non si manda all'asilo se ha la febbre o la tosse. Quindi secondo me sono già corazzate con questo livello di competenze. Quello che probabilmente adesso si trovano a vivere è una quotidianità completamente diversa, dove fino a un po' di tempo fa si cercava di non delegare, di non cercare l'alleanza con la famiglia, e adesso da un momento all'altro ce la dobbiamo inventare un po' questa alleanza. Su questo io tocco un altro tema che è tipico secondo me di questa epoca qui, sicuramente non quella di Milani, dei bambini che vedeva lui all'inizio e dei genitori che vedeva lui all'inizio. Oggi la ricerca di informazioni da parte delle famiglie viene sì da parte del medico, della struttura sanitaria competente, ma viene soprattutto e principalmente fra pari, quindi con le altre famiglie e attraverso il web. Oggi se io mi ritrovo a casa e il mio terapista mi ha detto che l'ambulatorio rimane chiuso da adesso fino a fine aprile e non mi ha dato un passaggio di consegne, non mi ha spiegato niente, non mi ha neanche chiamato, io mi devo inventare qualcosa, e questo qualcosa lo cerco sul web. Sul web è un po' un mare magno, come dire, prendo l'enciclopedia e mi metto a studiare come si fa una terapia. Quali consigli possiamo dare alle famiglie per capire già di base che cosa la scienza ha già scartato in termini di riabilitazione dei bambini con paralisi cerebrale infantile, e perché ha già dimostrato che è qualcosa che non ha una validazione scientifica e quindi non è efficace, e ciò che invece
sappiamo che è un territorio da esplorare, è un qualcosa che fa parte del patrimonio di conoscenze dei corsi di laurea in fisioterapia, in terapia occupazionale, in TNPE, in qualsiasi altra professione legata a questo tipo di disabilità. Allora, una considerazione. Innanzitutto, le proposte terapeutiche che in teoria fanno bene a tutti non sono terapia, perché la terapia deve essere il più possibile mirata e individualizzata. Per fare un po' sorridere, cito gli anni del 600 in cui nei comuni di allora si preparava, almeno nelle nostre zone, ma anche in Veneto, si preparava una medicina, la medicina, si chiamava teriaca, ed era una medicina che si faceva in grandi pentole, in piazza, alla presenza del senato, del comune, eccetera, eccetera, di tutti i notabili. Ogni comune aveva la sua ricetta, evidentemente, e quella curava tutte le malattie. Quindi, se io sento che si propone un metodo che va bene per tutti e va bene per qualunque problema, va bene per chi non cammina, va bene per chi ha la scoliosi, va bene per chi ha disturbi della deglutizione, va bene, capito, per chi non ha controllo sfinterico, eccetera, allora dico no. È un po' forse la parola metodo, però, che ci devia, no? Ci porta un po' a parlare, allora, di trattamento. Allora, la parola metodo significa ricetta precostituita universale. Diamo questa risposta. Che vuol dire? Io so già risponderti prima ancora che tu mi faccia la domanda, perché ho una risposta pronta a qualunque domanda tu mi faccia, ma allora è probabile che quella risposta abbia poca possibilità di essere aderente alla domanda che mi stai facendo. Dall'altra parte, però, i metodi che o la metodologia, diciamo, una vera metodologia, che significa identificare una risposta caso per caso e momento per momento, perché non mi basta nemmeno dire una forma clinica, emiplegia piuttosto che diplegia, se non identifico una fascia di età è un certo tipo di problema, perché quello, diciamo, è una categorizzazione che però non basta per dire cosa devo fare. Allora, in quel caso dobbiamo andare dentro una situazione di maggior dettaglio, quindi intanto studiare le fasce di età, studiare le funzioni che stiamo cercando di esplorare, quindi non c'è un metodo che risolva tutte le funzioni dell'individuo, per cui ciò che fa bene per il cammino non serve per il linguaggio, ciò che fa bene per il linguaggio non serve sostanzialmente per la manipolazione e via di seguito. E soprattutto abbiamo bisogno di soluzioni che siano validate scientificamente, e qui c'è la difficoltà. Perché in riabilitazione abbiamo così poche risposte validate scientificamente? Beh, per due motivi. Il primo è perché per validare una proposta nella ricerca si usa il cosiddetto metodo del doppio cieco, cioè per non farci influenzare da quello che stiamo facendo deve essere sostanzialmente cieco il paziente e cieco l'esaminatore. Okay? Ma evidentemente in riabilitazione non si può fare, perché il terapista non può essere cieco per quello che sta facendo e il paziente non può. O anche il genitore, se chiede al bambino cosa ti hanno fatto in trattamento, cosa ti hanno fatto oggi in terapia, non c'è più cecità, diciamo, di questo dottore. Quindi questo è un primo limite. Secondo, perché se sperimento un farmaco, ricevo due boccetti con la stessa etichetta, con scritto farmaco sperimentale, eccetera. Le pillole hanno la stessa forma, lo stesso colore, ma io non so se mi è stato dato il boccetto del farmaco vero o mi è stato dato un boccetto che contiene pillole fatte di amido, mollica di pane, quello che volete. Io farò tutta la mia sperimentazione, consegnerò i miei risultati e solo dopo mi dicono: guarda che te era stato fidato il boccetto del placebo, cioè della mollica di pane. Quindi se ho dichiarato che tutti erano migliorati, evidentemente c'è qualcosa che di poco veritiero. Questo tipo di sperimentazione non possiamo farlo, perché non possiamo appunto consegnare dei terapisti che fanno le stesse cose sui pazienti candidati senza sapere cosa stanno facendo, cioè come se fosse un farmaco che non so se è placebo o principio attivo. E poi ricordiamoci che, come per tutte le forme di educazione, l'educatore ha una parte inalienabile, cioè non esiste una terapia staccata dal terapeuta. Addirittura esistono terapie che sono soltanto il terapeuta, la psicanalisi è un esempio di questo, no? La psicanalisi, il terapeuta somministra a se stesso, non è che se cambio psicanalista, la cosa è la stessa di prima,
non è la stessa di prima. Posso cambiare cardiologo e aver conferma della terapia che stavo facendo, ma non posso cambiare psicoanalista e trovarmi esattamente le stesse condizioni che mi trovavo prima. E quindi come si esce fuori da questo loop? Allora, sì, da si, questo... sì, si può, c'è un modo di uscire fuori. Allora, ad esempio, la prima condizione è che per la ricerca occorrono dei criteri di inclusione molto stringenti. Che significa? Devo includere dei pazienti che siano effettivamente omogenei fra loro. Quindi se io includo, per dire, faccio una ricerca su bambini con paralisi cerebrale, è come se facessi una ricerca sugli animali da cortile, dove posso mettere dentro il cane, il gatto, ma anche, che so, il canarino, il pappagallo, capito, eccetera, eccetera, sono tutti animali che vivono nello stesso spazio. Però poi alla fine potrei scoprire che se ci metto dentro, capito, il canarino e il pappagallo, salta fuori che hanno in media 3 gambe per 1, ok? E quindi non mi tornano i conti, capito? Oppure salta fuori l'ala di coniglio, che insomma è una di quelle cose che diventano intermittenti. Quindi criteri di inclusione omogenei. Che vuol dire? Scelgo una popolazione di bambini che hanno quello stesso tipo di patologie, con la stessa fascia di età, con lo stesso tipo di espressione motoria, che non hanno ricevuto altri tipi di intervento, che hanno ricevuto lo stesso tipo di intervento in precedenza, eccetera. E questo comporta grandi numeri per poter selezionare pazienti omogenei. Non lo puoi fare se non hai collaborazione con vari centri. Secondo, tu puoi includere, capito, praticare il trattamento video registrando quello che sono le condizioni del paziente prima e quelle che sono le condizioni dopo. Le due videoregistrazioni vengono mandate a dei referi esterni, cioè dei giudici esterni, senza la data sopra, e ti si chiede se, osservando i due video prima e dopo, osservi delle differenze. Anche solo mettimeli in ordine temporale. Ok, potresti scoprire, per esempio, che non trova nessuna differenza, addirittura che ti dicono che il bambino va meglio in questo video che quello registrato prima del trattamento considerato, il che vuol dire il trattamento considerato, se va bene, non ha fatto nulla o addirittura ha prodotto dei danni. Quindi, il processo della validazione scientifica è un processo molto complesso, diciamo. Sì, perché nel nostro caso, capito, devi per forza usare un referee esterno, cioè un giudice esterno, mostrandogli dei video per cui sostanzialmente lui non sa cosa è stato fatto. Come genitore, come faccio a credere alla persona che mi vende la crema miracolosa che mi toglie la spasticità? Come faccio a verificare se effettivamente, appunto abbiamo detto, i criteri che possiamo utilizzare, che quella crema miracolosa non fa bene per la cellulite o per altre... Allora, prima di tutto... parto anche da questo presupposto, visto che ha mai citato, capito, che chi naviga sul web, eccetera. Allora, per un medico il risultato migliore che può ottenere è quello di far cambiare idea ai suoi colleghi. Okay? E l'ambiente dove noi cerchiamo di far cambiare idea ai nostri colleghi sono i congressi scientifici, sono le riviste scientifiche. Quindi partecipare a un congresso, avere un nome all'interno, una pubblicazione all'interno di una rivista scientifica accreditata. Anche solo riuscire a pubblicare su una rivista scientifica accreditata, capito, significa che hai superato il vaglio di c'è una peer review, cioè c'è una revisione fra pari, capito, che hanno giudicato che il tuo lavoro merita di essere diffuso. Diciamo, ti faccio l'esempio, quando hanno pubblicato, capito, la scoperta dell'Helicobacter. Sì. Beh, prima, cosa si faceva prima della scoperta dell'Helicobacter? Per l'ulcera gastrica. Ci si faceva tagliare lo stomaco, si andava dallo psicanalista, capito, si divorziava dalla moglie perché poi si diventava insopportabile, eccetera, eccetera. Ma poi qualcuno ha scoperto, e si dava per scontato che batteri non potessero sostanzialmente sopravvivere in un ambiente acido come il succo gastrico. Poi qualcuno ha scoperto che c'erano i batteri che ce la facevano, capito? E oggi, se uno ha la diagnosi di ulcera gastrica, prende l'antibiotico e finisce lì. Capito? Nessuno si fa più... è cambiata radicalmente l'approccio a questa terapia, ma è cambiato così tanto che il numero dei letti delle chirurgie si è molto ridimensionato, perché sono scomparsi i pazienti con ulcera gastrica. Quindi le conseguenze sono state che, prima in una chirurgia, insomma... almeno 10 letti per l'ulcera gastrica ci dovevano essere, perché era talmente frequente e diffusa. Allora facciamo lo stesso esempio qua, quindi possiamo parlare genericamente di paralisi cerebrale infantile, cerchiamo di chiudere il cerchio rispetto ad alcuni metodi, alcuni sistemi o terapie che
magari aiutano a raggiungere il cammino, aiutano a togliere la spasticità ad un arto, qualsiasi cosa che ci aiuti a dire ok, prendiamo questo territorio, quest'area e dire che cos'è che funziona effettivamente, che la scienza ha detto sì, piuttosto che la scienza ha detto no, guarda, l'abbiamo già verificato, non c'erano studi a sufficienza, quel medico non è mai andato a un congresso, non fa parte di una società scientifica, quindi su cosa possiamo fare un cartaggio su qualcosa che è tipico delle paralisi cerebrali? Beh, io devo dire che fra i doveri che ho avuto fino a 3 mesi fa c'era anche quello di concedere l'autorizzazione a spese della regione per il ricovero all'estero. E che è legittimo che le persone chiedano il ricovero all'estero quando ci sono delle prestazioni sanitarie che noi in Italia non siamo in grado di erogare o che non siamo in grado di erogare in tempi ragionevolmente brevi. Okay. Però la condizione perché io potessi autorizzare il ricovero all'estero era che la proposta che veniva fatta di andare, capito, in un certo centro per fare un certo tipo di terapia avesse una validazione scientifica. E allora ho dovuto fare una ricerca importante di sapere se tute spaziali o macchine per la sonda iperbarica, cose del genere, avessero avuto delle sperimentazioni adeguate e queste sperimentazioni fossero state presentate in ambienti scientifici sufficientemente autorevoli, capito? E scopri che non c'è nessun tipo di validazione in questo senso, e quindi ok, esiste una pubblicità del centro che dice noi facciamo questo e otteniamo ottimi risultati, però questi risultati sono solo dichiarazioni da parte delle persone che vendono questo tipo di prodotto. Cioè, quindi ripeto, non c'è una comunità che dice in maniera allora, plenaria che. la raccomandazione è che per un medico il successo maggiore è far cambiare l'idea ai propri colleghi. Allora, tanto è vero che poi in medicina si parla il nome di questa persona, capito? Rimane così importante che si parla di bacillo di Koch, capito? Piuttosto che non di certo. Quindi È peccato che noi non ce l'abbiamo, però non è che abbiamo tolto nel campo della riabilitazione motoria, non è che abbiamo tolto i letti perché che non abbiamo, sentiamo la mancanza di queste grandi innovazioni, territori di scoperte scientifiche, di nuove terapie, farmaci, e allora, quindi è lì che secondo me. in ogni caso i progressi ci sono, ma non possono essere generalizzabili per tutta la paralisi cerebrale. Cioè, per esempio, nell'ambito dello sviluppo della manipolazione, non so, della chirurgia funzionale, dell'assistenza ortesica, ci sono stati sicuramente dei progressi importanti. Parliamo della spasticità, che è un tema che tocca tante famiglie. Si faceva Botulino 30 anni fa, No, 30 anni fa adesso. si usava l'alcol, il botulino ancora non era, cioè si conosceva la tossina botulinica, ma non aveva un uso commerciale. Si usava l'alcol assoluto, in Italia l'ha portato il professor Tardieu, che è un professore importante, parigino, capito? Quindi l'alcol toglie la spasticità? Esattamente come la tossina botulinica, solo che brucia. Ma iniettato nel muscolo? Si usa alcol assoluto. Quindi l'alcol a 96-98 gradi, Non lo proviamo, facciamo questo disclaimer, non è una cosa da No, è provare vero. in casa. Io ti dico che l'ho usato ancora recentemente andando nei paesi del terzo mondo dove non sono in grado di comprare la tossina per i costi della tossina, mentre purtroppo hanno un alcolismo diffuso, quindi l'alcol si trova dappertutto, capito? Usi alcol assoluto diluito al 50%, quindi inietti praticamente una soluzione intorno ai 45-46 gradi, 46 gradi insomma circa, e noi lo si fa, adesso si fa associato ad un anestetico locale per ridurre il bruciore, ma l'efficacia dell'alcol è la stessa della tossina, brucia le terminazioni nervose che poi per ricrescere impiegheranno quei 4-6 mesi che sono la durata dell'effetto farmacologico della tossina. Ricordiamo che la tossina viene inattivata dalla presenza di ossigeno, quindi
di per sé il giorno dopo, due giorni dopo non c'è più di possibile, l'hai già inattivata, ma le conseguenze... Beh, già questa è un'informazione credo importante per le famiglie, no? Oggi le famiglie anche solo al sentire il nome tossina giustamente si spaventano, no? Fare un intervento che sia magari anche un intervento banale, perché oggi si fa anche in ambulatorio, sì. Però questo genera nella famiglia un livello di attenzione, di paura, timore che poi fa escludere spesso anche questo trattamento e si scelgono in alternativa trattamenti invece che non so, penso alle vibrazioni focali, a strumenti che danno o perlomeno propongono come effetto la riduzione della spasticità. Allora, per chiarire almeno sulla tossina possiamo dire tre punti. La sì. tossina, prima di tutto, come farmaco? Come farmaco, la tossina ha una sensibilità, cioè si sviluppa in ambiente anaerobio, cioè privo di ossigeno. Come sai, quando una confezione alimentare, che sono una scatola di pomodori oppure eccetera, è rigonfia, sì. ti viene raccomandato di buttarla via e non aprirla neanche, perché dentro ci può essere la tossina botulinica. Quindi vive in ambiente anaerobio. Anche noi che usiamo un preparato farmaceutico sappiamo che l'efficacia della tossina, da quando tu la prepari, pur aspirandola sotto vuoto in me, non supera le 6-8 ore. Quindi non puoi dire, vabbè, preparo... La preparo prima. La preparo 10 siringhe e per tutta la settimana sono a posto, capito? Perché venendo a contatto con l'ossigeno ambientale si disattiva. Questa era anche la grande... scoperta, perché gli egizi già la usavano per avvelenare i pozzi del deserto dei nemici, capito? Perché avvelenavano l'acqua, morivano i nemici, ma due giorni dopo quell'acqua lì era di nuovo potabile, per cui non avevano compromesso una sorgente idrica che per loro era importante. Quindi nell'organismo umano la tossina sopravvive forse due giorni, ma forse anche meno. Gli effetti della tossina durante il mondo, ti faccio un paragone per spiegarvi meglio. La tossina è una specie di forbiciona che serve per potare la siepe. E dopodiché mi fai le domande dicendo: ma quanto dura questa potatura? Allora ti dico: dipende dalle forbici o dipende dalla siepe? Mi risponderai che dipende dalla siepe. Bene, la tossina sono le forbici. Una volta che è passata non ti serve più. La velocità di ricresta della terminazione nervosa, che è la velocità di ricresta della siepe, condizionerà l'effetto della tossina. Quindi la tossina ha un'azione reversibile e che può durare dai 4-6 mesi, capito? 3-4 mesi con effetto pieno, poi dopo ancora un paio di mesi con effetto parziale. Però questo è l'effetto, diciamo, biologico della tossina. Poi invece l'altro discorso è dire attenzione, che tu trasformi una paralisi spastica in una paralisi flaccida. E sulla tossina non abbiamo le mezze misure, nel senso di dire dose piena, paralisi flaccida, mezza dose, un po' più debole ma ancora un muscolo efficiente. On-off. On-off, esatto. Esiste un livello soglia. Sotto soglia non succede niente, sopra soglia abbiamo un effetto completo. Quindi devi chiederti se con un muscolo flaccido sia più facile il controllo motorio che non con un muscolo spastico, perché comunque andiamo in quella direzione. Poi l'altra condizione, il terzo aspetto, è che non possiamo inoculare più di tot muscoli contemporaneamente. Dipende dalle dimensioni del muscolo, del numero di sedi che dobbiamo trattare, però diciamo che 5-6 muscoli sono il numero massimo e probabilmente all'interno di uno schema globale questi 5-6 muscoli non sono a volte sufficienti, per cui per pazienti che abbiano patologie molto importanti o estese, per esempio è preferibile una pompa baclofen rispetto alla tossina. Naturalmente se tu mi dici ma se parliamo di piccoli muscoli della mano, ti dico va bene, sono talmente piccoli muscoli, talmente basse le dosi che possiamo fare anche 10 o 12 certamente, ma se parliamo di grandi muscoli, non può essere un tricipite surale, capito, su quelli, capito, o lo psoas iliaco, cioè muscoli con importanti volumi muscolari, sicuramente non possiamo passare. Alternative oggi su questo fronte, quindi abbiamo detto botulino, pompa al baclofen. Beh, anche l'aspetto della chirurgia funzionale è importante, quindi, però dovevo prima chiarire una cosa. Sì. Che allora, dietro la parola spasticità ci nascondono due aspetti fra loro differenti. Un aspetto è
Spasticità uguale eccesso di attività. Un eccesso di attività. Quindi un muscolo, per esempio, il bambino che va in punta di piedi, per intenderci, ha un eccesso di attività del tricipite. Ma spasticità per i neurofisiologi significa anche carenza di passività. Quindi, per esempio, un bambino che contrae il quadricipite per estendere il ginocchio incontra la contrazione involontaria degli ischiocrurali, che sono i muscoli posteriori della coscia, per cui, per dire una frase che uso per i genitori, dico: si muove col freno a mano tirato. Perché questi muscoli, di cui non è chiesto l'attività in quel momento, hanno una risposta allo stiramento. Quando agisce un agonista, i muscoli antagonisti vengono allungati necessariamente, e uno degli effetti della paralisi cerebrale è la perdita di quella regolazione che fa in modo che quando agisce, che per esempio quando inseriamo la marcia nella macchina, si stacchi il freno, perché altrimenti consumiamo moltissimo. Bene, invece, per effetto della paralisi cerebrale, ci sono delle condizioni in cui noi inseriamo la marcia, ma il freno resta inserito, per cui alla fine consumiamo moltissimo, andiamo pianissimo e non capiamo perché le cose non funzionano. Queste due visioni sono fra loro differenti, per cui io posso dire, per esempio, che se vado a ho un eccesso di attività, posso anche pensare che riducendo il numero di muscoli attivi trovo in qualche modo una misura, ma se ho la carenza di passività, questo è molto più complesso, perché ogni volta che io attivo i muscoli opposti, che sono quelli che mi interessa che lavorino, questi si mettono di mezzo e portano questo fenomeno. E il discernere fra l'uno e l'altro caso è un qualcosa che fa lo specialista, quindi il fisiatra, il neuropsichiatra, esame? Se ne accorge anche il genitore. Se io, per esempio, devo lavare il mio bambino e lo mobilizzo lentamente, in qualche modo eludo quella risposta di eccesso di risposta allo stiramento. Se invece lo muovo più bruscamente, scopro che improvvisamente il segmento diventa rigido. Allora, è velocità dipendente. Più lento muovo il bambino, più eludo questo reclutamento. Più lo muovo rapidamente, capito, più succede quello. Questo è anche uno dei motivi per cui con la velocità aumenta la spasticità. Perché? Perché questi muscoli che intervengono, quindi la spasticità è un fenomeno complesso. Spesso concentriamo sulla stessa parola dei fenomeni clinici che sono molto differenti. E poi attenta, perché le forme più gravi di sofferenza cerebrale sono in realtà di quei bambini che non sviluppano abbastanza spasticità. Si chiamano spastic aspastic, cioè bambini spastici senza spasticità, ma sono gli aposturali, sono i bambini floppy. Che vuol dire appunto flaccido dall'altra parte? Che vuol dire flaccido? Che è una forma, perché la spasticità rappresenta in qualche modo una forma di organizzazione di una risposta antigravitaria, una primitiva forma di controllo posturale. Se non raggiungo nemmeno quello, sono in una situazione veramente molto, molto più grave, perché il cervello non riesce nemmeno a contemplare e reagire alla forza. Il gradiente è floppy, spastico e esatto. Situazione non sì. Poi dopo, tipica. Dopo mi hai chiesto le alternative alla tossina. Sì. Vabbè. Escludiamo la... Ma per dire che cosa è stato fatto in questi ultimi, se non sono 30 anni, 20 anni? Sì, però per esempio la prima cura della spasticità era legata anche alla chirurgia funzionale. Perché? Perché il muscolo noi lo viviamo sempre come un organo di moto, cioè il muscolo contraendosi è capace di far muovere le leve e quindi di produrre il movimento. Però il muscolo ha dentro il proprio interno dei recettori che si chiamano fusi neuromuscolari che servono per regolare l'attività del muscolo. Per esempio la base delle rizotomie è proprio di raggiungere in qualche modo questi tipi di recettori. Allora, quando viene allungato un tendine, e siccome il muscolo contiene delle fibre elastiche, cosa succede? Che il muscolo si ritira un po', e il complesso muscolo-tendineo diventa più lungo. Ma il fatto che il muscolo si ritira un po' cambia la soglia di trasmissione dei fusi, che sono i recettori che ci sono dentro il muscolo, quindi riduce la spasticità, che è anche il timore maggiore che abbiamo quando facciamo la chirurgia funzionale. Se abbiamo allungato troppo, che cosa è successo? Che abbiamo spento i recettori e quel muscolo non viene più reclutato. E questo, si parla di chirurgia dosata, ma la dosatura non è soltanto buon senso, non siamo troppo aggressivi verso il bambino, capito, non gli facciamo perdere troppo sangue, non è tanto quello. È che siccome gli interventi che abbiamo fatto in anestesia, la spasticità si spegne,
dosare l'allungamento per fare in modo che il recettore resti attivo, ma non tanto come prima, è la parte più difficile, capito? Quindi anche tutta la chirurgia funzionale avrebbe l'obiettivo di addomesticare la spasticità. E come si è risolto questo? Cioè è l'operatore che con l'esperienza impara anche in anestesia quanto... Sì, beh, per esempio si fa una rivalutazione in anestesia, capito? Ci sono anche degli esami che ci permettono di stabilire. E poi soprattutto usiamo la prudenza, il che, visto dalla parte del genitore, certo, sì. Si può candidare a delle revisioni successive, che non sono un fallimento, sono, diciamo, il prezzo... Un essere dobbiamo... stati cauti. Sì, perché se caschiamo nella debolezza, di lì non torniamo più indietro. Allora, la spasticità è comunque qualcosa verso cui abbiamo dei rimedi. Se caschiamo nel settore debolezza, non abbiamo rimedi. Solo in le... questo caso parlavi nello specifico di rizotomia, quindi interventi che poi portavano al cammino. La rizotomia cerca di interrompere... perché interrompe le radici sensitive, non quelle motorie, perché interviene sulla regolazione di questi sistemi di controllo del muscolo, di questi recettori del muscolo, per cui si interviene sulle radici sensitive, sulle radicelle sensitive. Il limite della rizotomia è che anche lì si interviene con una gamma che va fra il 30 e il 70% delle fibre, e di nuovo non c'è, cioè ci sono degli esami elettrofisiologici che ci aiutano, eccetera, eccetera, però... Diciamo la certezza di dire qui occorre ridurre il 30% e qui il 35% a differenza. Però comunque di interventi che abilitano al cammino, quindi arti inferiori. Beh, può essere anche, per esempio, se abbiamo delle situazioni molto gravi che generano dolore, questo tipo di interventi che riducono la spasticità possono aiutare un controllo posturale e risolvere il problema del dolore, quindi in qualche modo possono essere di aiuto per il paziente. Cioè, certo, l'obiettivo principale sarebbe la funzione, quindi... Acquisire la funzione, in questo caso il cammino. Capito. Però ricordiamoci che il nostro obiettivo è anche quello di tutelare il benessere del paziente, e il benessere del paziente a volte può anche voler dire ti concedo una posizione seduta confortevole, ti concedo la possibilità di un controllo dell'ambiente, di essere partecipe di quello che ti succede intorno, ti rendo trasportabile, perché a volte insomma ci accontentiamo anche di poco in certi pazienti, ma la trasportabilità è una cosa importante. Certo, no, no. Quindi abbiamo detto botulino, baclofen, chirurgia funzionale. E poi vabbè, non c'è solo il baclofen, ma ci sono altri farmaci come la tizanidina, come gli antroleni, eccetera. Che però vengono lo stesso iniettati attraverso un sistema. Alcuni possono essere anche con dosi orali, però la somministrazione orale al limite che interviene anche sui muscoli buoni. Perché non, per cui non è selettiva. Non è così selettivo, per cui è chiaro che se uso un farmaco in un paziente, per esempio emiplegico, non posso pensare che non ci sia un aumento della faticabilità nell'emilato conservato, capito? Perché il farmaco agisce un po' generalmente, quindi i farmaci topici hanno più credibilità in un certo senso. Chiudiamo questa parte qua, perché un altro trattamento che viene spesso citato dalle famiglie è questo della vibrazione focale, quindi sono diversi sistemi con nomi diversi e anche molto operatori dipendenti che permettono di raggiungere un livello di minore spasticità e quindi massima manipolazione da parte del terapista nella fase successiva. Allora, la vibrazione può avere vari bersagli. Allora, innanzitutto la vibrazione rende più cedevole la struttura muscolare. Questo è provato, si sa che se io... Riduce i punti, il muscolo è una struttura dotata di proprietà tissotropiche. Le sostanze tissotropiche sono quelle dove sull'etichetta c'è scritto agitare prima dell'uso, ok? Sai che ce ne sono tante, alcune creme, alcune vernici, c'è scritto agitare prima dell'uso, no? Bene, vuol dire che la sostanza tende spontaneamente a creare ponti molecolari che il movimento separa e quindi rende più fluida la sostanza, ok? Il muscolo ha proprietà tissotropiche, per cui banalmente anche il massaggio, anche il massaggio di un muscolo spastico, capito, ne aumenta la cedevolezza, uso questo termine, no? Aumenta la cedevolezza. Quindi
un primo effetto della vibrazione è un effetto meccanico che rende cedevole, più cedevole il muscolo. Un secondo effetto è un'informazione che viene data al cervello, perché la vibrazione viene interpretata al cervello come, la vibrazione con certe frequenze, viene interpretata come un segnale di un'attività del muscolo. Ti faccio l'esempio, si chiama illusione di Pinocchio, questo è l'esperimento che facciamo fare agli studenti del quinto anno di medicina. Capito? Allora, si mette un vibratore, capito, sul tricipite, sul muscolo esterno del braccio, no? E questo vibratore sostanzialmente informa il cervello che questo muscolo si sta accorciando. Si accorcia questo muscolo quando sostanzialmente il gomito si flette. Sostanzialmente. Allora, in realtà il gomito è assolutamente fermo, però l'informazione che riceve il cervello, si chiede allo studente di toccarsi la punta del naso con un dito, si attacca il vibratore e il cervello riceve l'informazione che il muscolo si sta contraendo, che significa che il gomito si estende, e allora l'unica soluzione, se il dito tocca sempre la punta del naso, è che mi sta crescendo la punta del naso, per questo si chiama illusione di Pinocchio, capito? Oddio, se ti metti il dito sulla testa, ti viene la testa, percepisci che la testa prende una forma vera, capito? Quindi, per dire che la vibrazione è in grado di comunicare con il cervello delle informazioni che non sono reali, ma che sono di tipo illusorio. Fai i propri conti, capito? E interpreta quella risposta come l'unica credibile. Se il gomito si sta estendendo, capito? Il dito tocca la punta del naso, non ci sono, o si allunga il dito o si allunga il naso. Quindi il paziente che dice che dopo la vibrazione ha una situazione di sollievo, che prova... È possibile, perché abbiamo in qualche modo agito a livello dei recettori. Il problema vero è dire quanto dura questo effetto terapeutico. E se è una finestra utile per essere sfruttata in qualche altro modo, perché magari è... Allora, diciamo, se l'efficacia, e poi stiamo ancora discutendo, attenzione, stiamo discutendo di come migliorare la struttura, poi il passaggio tra modificare la struttura e migliorare la funzione... Vero. Quindi allora, nel caso della spasticità non è detto che poi se io tolgo la funzione, supera un certo tempo, io riesco comunque a lavorare sull'apprendimento di una funzione. Se invece l'efficacia dura troppo poco tempo, l'effetto, come per esempio purtroppo succede per il massaggio, no? Il massaggio sicuramente ha un effetto mio rilassante, capito, eccetera, però quanto dura? Non arriva il giorno dopo. Per cui io ho una finestra troppo piccola per imparare una nuova funzione, per apprendere. Esatto, quindi il punto che abbiamo è che l'apprendimento ha dei tempi più lunghi ed esige esercitazione, eccetera, per cui il tempo del beneficio biologico non coincide con il tempo richiesto per l'apprendimento della funzione. Chiaro. Io direi che ho sfruttato molto di più questo spazio, questa finestra che avevamo a disposizione, ho fatto tantissime domande, so sicuramente che le famiglie ne hanno molte ancora, per cui allora, per il momento io chiuderei qui, assolutamente ringraziando per la disponibilità, abbiamo sentito anche il secondo suono dell'orologio a pendolo, quindi proprio abbiamo appuntato. Del tempo. Io volentieri adesso riferirò e poi pubblicheremo anche questo video affinché poi tutte le famiglie lo possano vedere, però volentieri se ci fossero altre domande mi permetto di tornare a te con approfondimenti, perché secondo me spiegati così sono estremamente utili e chiari, quindi è giusto divulgare queste informazioni. Sono disponibile a affrontare altri temi. Volentieri. Va bene, sfruttiamo bene il periodo di lockdown allora. D'accordo. Grazie mille per tutto, Adriano, alla prossima. Ti saluto, arrivederci.